200 g di paccheri di Gragnano. Abbiamo bisogno di 2 carciofi, precedentemente mondati, tolta la barbetta all'interno e messi in acqua acidula. 200 g di gamberetti puliti, del prezzemolo tritato. Abbiamo bisogno di pomodorini. Possiamo usare o 300 g di pomodorini freschi o una scatola di pomodorini La Rosina, che credetemi sono ugualmente buoni, ottimi. Un cucchiaio di parmigiano facoltativo. Abbiamo bisogno di olio extravergine, naturalmente io ho usato un prodotto tutto isolano, l'oro di Capri. Sale quanto basta, pepe quanto basta e del sale grosso per l'acqua della pasta. Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse sono la chef Lina Russo da Capri. Da oggi, oltre che in TV, mi vedrete anche su nuovacapri.tv, sulla pagina Facebook di Nuova Capri, per tante ricette sfiziose e velocissime. Oggi iniziamo con una ricetta gustosissima, dei paccheri di Gragnano con gamberi, carciofi e pomodorini. Vi leccherete le dita. Iniziamo? Iniziamo così. Saliamo l'acqua della pasta, con del sale grosso, a piacere naturalmente, e caliamo i nostri paccheri. Ora procediamo a tagliare i carciofi. Come vi ho detto prima, sono già mondati e messi in acqua acidula. Li tagliamo molto sottile. Ecco fatto, in modo che si cuociano in fretta, anche questi qua, giusto 2 sono sufficienti, per le dosi che vi ho dato possono mangiare 2-3 persone, dipende dalla fame naturalmente, io potrei anche finirli tutti. Allora, adesso procediamo, ecco il mio olio, olio dell'isola di Capri come vi ho detto, procediamo. Allora, un filo d'olio, un poco più, meglio belli untuosi, altrimenti ecco fatto, mettiamo a posto, lasciamo che si riscalda l'olio, mentre si riscalda l'olio io inizio, oggi userò i miei datterini La Rosina invece dei pomodori freschi perché vi garantisco hanno una consistenza ottima, vedete? Ok, usiamo questi, così ce li apriamo già. Allora, l'olio sta riscaldando, i paccheri sono in cottura, i pomodorini li abbiamo aperti, l'olio è pronto, inizio a metterci i carciofini e li facciamo andare. Anzi, farò di più, sposterò il fuoco, userò quest'altro che è più forte, così faremo prima. Salo. Metto del sale, ah questo era il pepe, scusatemi, sono così identici questi dosatori che veramente, del sale e lasciamo cuocere, li rimestiamo un pochino, devono essere belli dorati prima di aggiungere i pomodorini. Trascorsi 5 minuti uniremo i pomodorini, ecco. Diamo una rimestatina. E lasciamo cuocere per altri 5 minuti, per 5 minuti coperti. Okay. Diamo una rimestatina alla pasta e controlliamo la cottura. Manca ancora qualche minuto. E vedrete che bontà, li appoggiamo qua. Adesso uniremo i gamberi, come vi ho detto, già puliti. Adesso copriamo e lasciamo cuocere ancora per qualche minuto. Adesso scoliamo la pasta, che è cotta. Ecco qua, ce n'è ancora uno, non ci lasciamo niente, posiamo il coperchio, non ci serve più, do una rimestatina in modo che la pasta, la cottura della pasta si completerà nel sugo. Se vi piace potete aggiungere un cucchiaio di parmigiano e io ce lo aggiungo perché mi piace, un cucchiaio di parmigiano, meglio 2 del prezzemolo,
Do ancora una rimestatina. Siamo pronti e non vedo l'ora. Allora adesso procediamo ad impiattare. Togliamo questa e usiamo questo cucchiaio, così ce ne andranno di più. Peccato che non potete sentire il profumino. Vi giuro, davvero ottimi. Mamma mia, non vedo l'ora di papparmeli. Ecco fatto. Aggiungiamo qualche pomodorino. Un carciofino non ce lo mettiamo. Ci vuole un carciofino. Un altro gamberetto. Tanto questo piatto me lo pappo io, quindi. Ecco fatto. Credo che possano bastare, se no sono proprio un'esagerata. Un poco ancora di prezzemolo. E voilà. Vediamo se sono venuti buoni. Vediamo. Tagliamo un pochettino. Ci aggiungo un gamberetto, se no che facciamo? Vediamo. Divini, sono davvero buoni. Provatela questa ricetta e fatemi sapere se vi è piaciuta, ok? Vi aspetto alla prossima. Un bacio a tutti, ciao a tutti!